Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, chiedi ad esso. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Cristo ed esso. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, chiedi ad esso. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Concedi al Signore che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Ricorderò ora le opere del Signore e descriverò quanto ho visto. Per le parole del Signore sussistono le sue opere. Il sole con il suo splendore illumina tutto. Della gloria del Signore piena la sua opera. Neppure i santi del Signore sono in grado di narrare tutte le sue meraviglie. Ciò che il Signore Onnipotente ha stabilito perché l'universo stesse salvo a sua gloria. Egli scruta l'abisso e il cuore e penetra tutti i loro segreti. L'Altissimo conosce tutta la scienza e osserva i segni dei tempi, annunziando le cose passate e future e svelando le tracce di quelle nascoste. Nessun pensiero gli sfugge, neppure una parola gli è nascosta. Ha ordinato le meraviglie della sua sapienza, poiché egli è da sempre e per sempre. Nulla può essergli aggiunto e nulla tolto. Non ha bisogno di alcun consigliere. Quanto sono amabili tutte le sue opere, e appena una scintilla se ne può osservare. Tutte queste cose vivono e resteranno per sempre in tutte le circostanze e tutte gli obbediscono. Tutte sono a coppia, una di fronte all'altra. Egli non ha fatto nulla di incompleto. L'una conferma i pregi dell'altra. Chi si sazierà nel contemplare la sua gloria? Parola di Dio. Della gloria di Dio risplende l'universo. Della gloria di Dio risplende l'universo. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa di scorta.
sedeva lungo la strada a mendicare. Costui, a sentire che c'era Gesù Nazareno, cominciò a gridare a dire: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Allora Gesù si fermò e disse: Chiamatelo. E chiamarono in cielo dicendogli: Coraggio, alza, ti chiamo. Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: Che vuoi che io ti faccia? E il cieco a lui: Rabbi, che io riabbia la vista. E Gesù gli disse: Va, la tua fede ti ha salvato. E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada. Parola del Signore. Mancano di fede, vicini a Gesù,
ma non hanno la fede di Bartimeo. Bartimeo che non ci vede con gli occhi, ma vede con il cuore, crede. Sta passando Gesù di Nazareth e lui grida la sua fede. Che vedete come talvolta, come siamo strani. Noi pensiamo di vedere, quella folla pensava di forse di vedere, ma non ci crede, non vedono, non hanno fede. Non hanno fede. Bartimeo ha fede, perché la fede la si vede quando tu la gridi, quando ti esce fuori, quando è in opera. E lui grida la sua fede, una fede così grande da riuscire a fermare il passo di Gesù. E infatti, vedete proprio come dice a un certo punto, no? Allora Gesù si fermò. Cosa bisogna fare per fermare Gesù e poterlo avvicinare e poter ottenere quella, la fede che tante volte manca, questa fede da gridare. Papa Francesco, il 6 maggio dell'anno scorso, nel 2020, ha iniziato una lunga catechesi, è vero, tutti i mercoledì, con le udienze del mercoledì, sulla preghiera, e ha cominciato proprio da questo brano di Bartimeo. È bellissimo il commento che lui fa a questo brano, parlando proprio della preghiera. Dice: la preghiera è questa. La preghiera è un grido del cuore, è una uscita, la fede che produce questa preghiera. E allora, ecco, affidiamoci a Maria, la Vergine, della Vergine della, che è beata per la sua fede, che ha creduto, e è certamente la Vergine orante, che prega, prega con fede. E allora anche noi chiediamo a Maria questa grazia, che quando preghiamo sappiamo gridare la nostra fede. Sia lodato Gesù Cristo. La parola di Dio che abbiamo ascoltato è fondamento della nostra fede, nutrimento della nostra speranza, lievito di fraternità. Preghiamo per tutte le nostre necessità. Diciamo insieme: Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Il creato è un galente ed eloquente monumento della gloria di Dio, perché nell'universo e nell'ammirabile varietà dei suoi esseri sappiamo riconoscere e venerare Dio tre volte sapiente, uomo e potente. Preghiamo. Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Solo Dio, nella sua immensità ed eternità, conosce, entra e possiede uomini e cose, perché sappiamo mantenerci costantemente alla presenza del Signore con umiltà, rispetto e sudditanza. Preghiamo. Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Abbandonati a noi stessi, siamo ciechi, inchiodati ai margini della strada, perché una conoscenza sempre maggiore di Dio e del suo Cristo, della sua parola e dei suoi misteri, ci renda più spediti sul cammino della virtù e più animosi nel campo dell'apostolato. Preghiamo. Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Appena riacquistata la vista, Bartimeo sente il dovere e il bisogno di seguire Gesù, perché ogni battezzato rimanga fedele agli impegni del proprio battesimo, sacramento dell'illuminazione che ha fatto di noi figli della luce. Prega. Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di noi. A tutti i defunti concedi la visione beatifica perché ti possano pienamente contemplare e godere. Preghiamo. Abbi pietà di noi. Stendi la tua mano, Padre, sull'umanità affaticata e oppressa.
Concedi a noi una fede ricca di memoria e audace nella testimonianza profetica del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete di tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a coppia di servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pietro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Marianna e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Dio tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Vito, nostro patrone, i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, sempre con voi. Scambiatevi.